Lu. Oh. Che ne sarà di noi? Guarda, io ho trovato una cosa che potrebbe non essere male, Guardia forestale. Guardia forestale? E per quando è? Subito. Ah, ma come? Ti sei trovato un altro capo elettricista? Non me l'aspettavo da te, Duccio. Biascica, tu sei una minchia. Sono io la guardia forestale, nel senso che lo zio Totò mi ha raccomandato per entrare come guardia forestale in Abruzzo, nella foresta, nella riserva naturale. Vabbè, sei tu la guardia, sei proprio la guardia forestale. Sono io la guardia forestale, 2000 euro al mese, zero spese, c'è pure una casetta dove si può andare a pensare. Biascica, vedi che mio zio Fofò ha detto che i posti come guardia forestale lì in Abruzzo sono due, quindi c'è un posto pure per te se vuoi venire. Vabbè, ti ringrazio, mi piacerebbe, una foresta, bello, solo che come faccio io a mollare tutto qua a Roma? C'ho lo stadio. Lo stadio? E devo andare allo stadio io, capisci? Certo, certo. Proprio non si può fare. Non c'è. Non c'è. Quest'amore che ho alla prima ragazza che incontro per strada, senza sapere nemmeno chi è, dedicherò questa luna che c'è. La sai tutta? Senti René, ma una serie tipo quelli della forestale ambientata qua, tu come la vedi? Boh, a me sto posto non mi sembra così stimolante, due coglioni. Hai ragione. E poi guarda Duccio, se non l'hanno fatta, vuol dire che non è stato possibile farla. Hai perfettamente ragione. Anzi, sai che facciamo? Torniamocene in capanna a pensare, va? No, Duccio, dai, dobbiamo segnare tutti i lecci della zona 8, Poi andiamo in capanna a pensare. Va bene. Dai Duccio, dammo se da fare, dai. Lo vai tu, René, che io mi riposo 5 minuti. Sei stanco? Poraccio. Ah, vabbè. Allora. Questo? Vai. Questo? Sbrigati però. E dammi una mano. E questo? Ok. Dai, senti un po' chi è. Lopez. Chi? Lopez. Che faccio? Rispondo.